Non so se avete visto il precedente video dove ho parlato del rocchetto di Ruhmkorff, che poi è quello che utilizzò anche Guglielmo Macconi per fare il suo primo trasmettitore. E ho detto anche una cosa errata, perché ho detto a spanne sono circa 3 kV al centimetro. No, a spanne sono circa 3 kV al millimetro. Questo se lo tocco mentre funziona rimango lì, questo è pericolosissimo. In questa fase non ho nulla, perché essendo solo una bobina non può succedere nulla. Non ci sono condensatori per fortuna. Diverso sarebbe se mettessi una bottiglia di Leyda in parallelo ai due elettrodi, e allora sì che sarebbe un problema. Infatti questa tensione non mi darebbe una bella protezione, però come vedete non c'è più tensione. Una cosa interessante, noterete, guardate bene la scintilla, anzi avvicino lo smartphone. Avrete notato che la scintilla non è dritta, bensì sale. Perché? Perché scalda l'aria, si scalda, quindi diventa anche più rarefatta, peraltro si ionizza pure, quello praticamente diventa plasma, e quindi essendo calda si alza e porta con sé la scarica. Finiamoci un po' di gioco. Cinque centimetri. Sei centimetri. Sette centimetri. Allora siamo arrivati al punto che fino a 7 centimetri fa la scala. 3x7 21, parliamo di 210.000 volts. 210.000 volts. Niente male. Ciao, alla prossima!